Maria Ludovica Gullino, buonasera. Buonasera. E benvenuta, anzi, bentornata qui nel Posto delle Parole. Noi ci siamo trovati qui insieme con lei lo scorso anno, se non ricordo male, per raccontare il Festival Plant Health del 2020 e poi l'originale podcast denominato Spore. Come è andato il Festival delle Piante nel 2020? Allora, è andato abbastanza bene, soprattutto considerando la situazione che abbiamo vissuto, quindi siamo riusciti, nonostante tutto, a organizzare una serie di eventi, inizialmente in presenza, poi a distanza, poi per un brevissimo tratto tra agosto e settembre e ottobre di nuovo in presenza, poi di nuovo a distanza, ma nel frattempo ci eravamo attrezzati bene. E adesso stiamo finendo, finiremo a giugno, perché in realtà l'anno è finito ovviamente nel 2020, però c'è stata una proroga di 6 mesi per l'organizzazione di eventi e quindi noi chiuderemo in bellezza il 1° giugno con un evento di tipo più scientifico, se vogliamo, di chiusura di uno studio che abbiamo fatto per la FAO, le Nazioni Unite, sui cambiamenti climatici. Quindi, diciamo che ce l'abbiamo fatta e il Covid non ci ha aiutato, ma quello che è successo ha rivalutato molto l'ambiente, le piante, quindi l'attenzione forse del pubblico per le piante aumenta. Di Speriamo, certo, Maria Ludovica Gullino, il Covid non ha aiutato, però altrettanto di certo il vostro progetto Plant Health, salute delle piante, salute dell'uomo, attraversa, entra proprio nel tema della salute e quindi anche quella del Covid necessariamente. certo, quindi in quel senso lì c'è più molta più sensibilizzazione delle persone verso l'ambiente, la salute di tutti, comprese le piante. Ricordo che Maria Speriamo. Ludovica Gullino è docente di patologia vegetale e direttrice di Agroinnova, il centro di eccellenza in ricerca agroalimentare. Ecco, tra l'altro, lei, docente di patologia vegetale, è stata la prima in assoluto a ricoprire questa carica. Allora, sono stata la prima in Italia a diventare ordinario, in effetti, e poi la prima a essere presidente di una. Prima donna e prima italiana a essere presidente della società internazionale. E adesso Ed è insieme stato. è un appuntamento importante con la presenza femminile, ciò che lei ha potuto realizzare, ma non si è fermata e il progetto e i progetti che coinvolgono Maria Ludovica Gullino sono parecchi e veniamo ora a parlare di un progetto che è veramente molto molto importante. Presente a Torino, ma nasce in una maniera veramente molto singolare. Noi desideriamo raccontarlo perché il progetto si chiama We Three. Da che cosa nasce questa idea? Grazie. Nasce dall'interazione tra 3 donne. Due di queste, Ilaria Capua e Ilaria Borletti Bultoni, che sono persone famosissime nei loro ambiti. Ilaria Capua la conosciamo tutti come bravissima virologa, è stata la persona che già nel 2006 aveva intuito che certi risultati della ricerca devono essere pubblici e condivisi, perché se non sono condivisi è perfettamente inutile che un paese sia più avanzato in alcune ricerche e gli altri restino indietro, proprio perché quindi aveva chiesto la condivisione delle sequenze al tempo dell'influenza aviaria. E oggi dirige un centro d'eccellenza sul One Health in Florida. Ilaria Borletti Buitoni è stata presidente del FAI, è stata sottosegretario alla cultura, quindi una persona estremamente capace, con una grandissima diciamo, visibilità e capacità di intervenire su un sacco di tematiche. E, sono, come succede fra donne, ci sono delle interazioni. Io l'ho conosciuta Ilaria Capa qualche anno fa, abbiamo cominciato a interagire sul tema della salute circolare, lei mi ha aiutato tantissimo a spingere questo tema delle piante nella salute circolare, anzi diciamo pure che è stata fondamentale nel riuscire a
poi aiutarci a dare la spinta finale, e dalle interazioni che, ripeto, nascono. Ilaria Capua è stata, conosce molto bene la Borletti perché erano stati tutti e due in politica insieme, ai tempi di Monti, del governo Monti, quindi dall'interazione, poi come succede nelle cerchie di persone, e da discussioni così varie è venuto fuori WeTree. Cos'è WeTree? È un progetto che vuole da un lato portare boschi nelle città, perché il bosco, le piante nelle città significano respirare, significano ossigeno, significano aiutare le città a non solo abbellire posti che magari erano stati un po' trascurati, ma significa anche aiutare le città a mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico, dell'inquinamento, eccetera. Ma al tempo stesso la nostra sensazione è che da questa crisi bisogna sfruttare, diciamo, in positivo tutti gli aspetti negativi della crisi per ripartire. E per ripartire con energia, per rivedere certi modi di vivere, di pensare anche, e per proporre cose nuove. E secondo noi crediamo che le donne in questo momento potrebbero veramente avere un ruolo importante, perché la donna per sua natura è molto concreta, è positiva, è reattiva, e molto spesso l'energia delle donne non è sufficientemente sfruttata e utilizzata. E allora abbiamo pensato di, così, nelle nostre discussioni ci si sente, ci si vede ovviamente a distanza, ma molto frequentemente, per ragionare su tante cose, su tanti progetti, eccetera, abbiamo pensato di immaginare, di avviare in città che noi conosciamo meglio. Quindi siamo partiti dalle nostre città per tanti motivi, nostre città o città conoscevo meglio, dove questo progetto che si chiama WeTree, che ha lo scopo di fare nelle città dei boschi, i piccoli boschi, intitolati a donne, donne che hanno dato qualcosa alla città. Le città con cui siamo partiti sono Torino, Milano, Perugia e Palermo. La caratteristica di WeTree è quella di mettere insieme, cioè non solo piantare alberi. Adesso sembra un po' che sia quasi una mania, no? Tutti si mettono a piantare alberi. Il senso di WeTree è intanto di fare questi boschi insieme con le amministrazioni, perché coinvolgere l'amministrazione, la città, che viene coinvolta anche con i sindaci, che devono firmare un patto che li impegna a fare determinate azioni positive nei confronti del verde, nei confronti dell'ambiente. E poi lavorare con l'amministrazione significa anche un coinvolgimento sulla manutenzione, poi sulla cura, e l'università. E quindi c'è un collegamento con la ricerca, c'è un collegamento, quindi non solo proprio piantare alberi così a caso, no? Ma avere un contesto, quindi un format, se vogliamo, che si può ripetere nelle diverse sedi. Abbiamo cominciato con le nostre città. A Torino c'è stato un grossissimo coinvolgimento della sindaca, che già aveva sostenuto tantissimo il Festival sul Plantel. Quindi WeTree, tutto sommato, raccoglie anche l'eredità di Plantel. Ed è una presenza Poi c'è. femminile molto importante quella di WeTree, come ha già detto lei, Maria Lodovica Gollino, e ricordiamo che nel comitato promotore troviamo Giulia Anastasia Carluccio, prorettrice dell'Università di Torino, Esatto. Patrizia Sandretto Rebaudengo, la presidente della Fondazione Sandretto Esatto. Rebaudengo, tra l'altro dove c'è quello straordinario museo, poi Antonella Parigi, che la ricordiamo tutti, assessore alla cultura della Regione Piemonte, la ricordiamo noi del Posto delle Parole molto bene quando era al comando del Circolo dei Lettori, poi troviamo Elena Cati, già professore ordinario dell'Università di Torino, Stefania Naretto e Chiara Otella, paesaggiste di Linee Verdi. Ecco, Linee Verdi è un altro progetto che segue e attraversa l'altro progetto, quello di WeTree, anzi non è un altro progetto, tutto quanto È un proprio il progetto, tutt'uno. il bosco, esatto, perché allora abbiamo detto, c'è questo comitato promotore di donne che hanno contribuito
E a Torino il legame è forte anche con Patrizia Sandretto, abbiamo anche unito le forze perché siamo tutte e due ambasciatrici delle eccellenze della città di Torino, quindi cerchiamo di fare delle cose collaborando insieme per la nostra città. E così Patrizia Sandretto ha portato, oltre alla sua simpatia, energia, forza, coraggio, anche l'arte, la cultura. E cosa è subito successo? Perché questo succede molto spesso, quando delle donne si mettono a lavorare insieme e clicca quel senso di collaborazione, di empatia, allora sono inarrestabili. E infatti a Torino partono due boschi. C'è il bosco a Palazzo Nuovo, scelto con l'Università di Torino, perché? Perché è il centro della città, perché c'era quest'area verde trascurata, perché erano stato migliorato tantissimo a Palazzo Nuovo, è stato tutto ristrutturato, è bellissimo adesso internamente, però questo verde fuori era stato lasciato un po' così com'era, e allora si è pensato di fare veramente un punto molto pop, molto alternativo se vogliamo, no? Non il classico giardino, ma un qualcosa di che hanno disegnato queste due architette, paesaggiste, non sono architette, sono agronome paesaggiste uscite dalla nostra università. Quindi altre due donne, e con Patrizia Sandretto si è visto di migliorare anche il giardino che c'è fuori dalla fondazione, facendo anche lì un bosco dedicato alle donne artiste. Quindi nascono a Torino Vitri 1 e Vitri 2, ma noi presto faremo anche Vitri 3 e Vitri 4, perché quando si parte poi non siamo, le donne sono inarrestabili. E questo è molto importante perché il bosco non è un piantare come questo che, a cui faceva riferimento lei poco fa, non è piantare alberi, che tutto sommato è interessante, ma bisogna avere la sapienza, la conoscenza del progetto e quindi proprio anche su questo si basa il bosco degli altri. Degli altri perché? Degli altri perché allora, quando è stato il momento di scegliere a chi dedicare il bosco a Palazzo Nuovo, è venuto in mente di Avarezio, perché di Avarezio credo sia stata una persona che ha dato tantissimo alla nostra città, è una persona che ha avuto lei stessa un sacco di problemi di salute, nonostante tutto si è sempre spesa per gli altri, ed era una persona a cui non c'era nulla di dedicato nella nostra città. È già mancata, è una ventina d'anni quasi che mancata, e ci è sembrato che in questo abbiamo fatto un ragionamento ovviamente sia con la sindaca che con il rettore, perché tra l'altro andando a dedicare un bosco in una sede universitaria al centro della città, è ovvio che ci doveva essere un momento di condivisione della persona che si dedicava, e ci era sembrato proprio la persona giusta nel momento giusto, perché una persona che si è dedicata agli altri, siamo in un momento difficile, un momento in cui c'è un sacco di gente che tante persone sono morte, tante stanno soffrendo, sarà ancora più duri probabilmente i prossimi mesi quando si faranno i conti di questa pandemia, e non saranno conti facili. Quindi ci è sembrato giusto ricordarla. Abbiamo allora sentito la Bartolomeo C, che continua l'opera di Lavaresio, loro hanno veramente apprezzato questo gesto, per cui si chiama il Bosco degli Altri proprio perché lei è morta ricordando i suoi di continuare a occuparsi degli altri, E poi quelli diciamocelo che tutto, sono più trascurati. davanti al Palazzo Nuovo era necessario perché quell'area era veramente tenuta in una maniera veramente molto. Sì, non era tenuta, Non è, ecco, non era non tenuta. era E devo tenuta. dire che il rettore ha apprezzato moltissimo questo gesto, e per cui invece di fare solo un piccolo bosco, in realtà il rettore interviene. C'è stato un grossissimo, ecco, va detto anche questo, Iren, che molto spesso interviene a sostenere le attività del comune. Però in questo caso Iren non ha solo sostenuto, ha veramente condiviso il progetto, Ricordiamo che perché Iren ha è una società condiviso per il progetto azioni. alberi e condiviso il progetto donne.
e quindi e il rettore è intervenuto, quindi l'università completa, per cui si fa tutta la parte davanti a Palazzo Nuovo, non solo una parte, ma proprio si abbellisce tutta e che in via Sant'Ottavio, che è una bella cosa secondo me, perché sarà adesso quando torneranno gli studenti finalmente, quando si tornerà a vivere, sarà veramente un bel punto di ritrovo. Tra l'altro stavo ricordando che la Iren è una società per azioni di energia e sì. Quindi anche questo è questa è una presenza importante, perché l'energia certo. Non viene solamente dal gas, non viene solamente dalle forme che noi conosciamo, ma viene anche e soprattutto dal piantare un albero, dall'energia che certo. questo albero ci certo. dona gratuitamente. Maria Ludovica Golino, lei ha parlato di questi boschi che si moltiplicheranno, no? Si sì. è costruita una sorta di patto tra voi e le città che desiderano aderire. Allora, ma qualora ci fosse qualcuno che amministratore di qualche città volesse partecipare, che cosa può fare? Allora, noi ci siamo organizzati come associazione, quindi WeTree è un'associazione di cui in questo momento facciamo parte Ilaria Capo, Ilaria Borletti, la sottoscritta, Ludovica Golino. E abbiamo un sito eccetera, quindi si trova WeTree, ci si può contattare. Allora noi è chiaro che non ce la facciamo a interagire col singolo cittadino al momento attuale, perché ognuno di noi ha questo è un nuovo mestiere, no? Ma questo è una cosa rivolta alle amministrazioni. Però, quindi non esatto, al privato. Possono essere le amministrazioni oppure le associazioni di cittadini, e io posso già anche dire che IREN che appunto non ha solo sostenuto il progetto Torino, ma ha proprio sposato questo progetto, l'ha condiviso, e ha intenzione di continuare a collaborare con WeTree in altre città in cui loro sono presenti. Quindi su queste noi cominciamo, non posso ancora dire quali sono, ma ci stiamo muovendo con loro ovviamente. Ma io mi auguro che tra queste città ci sia anche la sua, Maria Ludovica Golino. Cioè Saluzzo. E voilà. Saluzzo, adesso vedremo Saluzzo, certamente qualcosa fa Saluzzo, bisogna fare per forza. Ma quindi ci muoveremo in questo. Poi siamo già contattati da associazione, quindi il senso di lavorare con l'amministrazione è proprio quello di scegliere un luogo che sia adatto. Poi c'è la parte universitaria, quindi ci saranno colleghi, meglio ancora colleghe, e già ne ho qualcuno interessato in altre sedi, quindi si cercherà di lavorare in questo modo. Poi ovviamente noi gettiamo il seme e speriamo che questo seme venga raccolto e si moltiplichino queste iniziative. Ma visto che abbiamo citato Saluzzo, Maria Ludovica Golino, lei dal suo punto di vista di profonda conoscenza delle piante, del verde, come sta il verde a Saluzzo? Saluzzo ha la fortuna di avere a parte la collina. Perché a volte si dice sempre della famosa collina di Saluzzo, però la parte in piano, come sta lì il verde? Beh, il verde è curato bene, perché sono stati fatti anche degli interventi recentemente, parchi di giardini, è curato. Saluzzo è amministrata molto bene, secondo me. L'ultimo parco è stato proprio quello, il denominato Parco Gullino. Sì, dedicato a mio zio, mio zio Piero, sì. Sì, che è tenuto sempre molto bene. No, Saluzzo è una città bellissima, è una delle città in cui si vive meglio al mondo. Adesso ovviamente io faccio il tifo per la sua... Riuscirà nella candidatura a capitale della cultura? Io spero proprio di sì, ci sono tutte le premesse positive. E comunque... Il bello di candidarsi a qualcosa è quello che costringe la città, le persone a lavorare a un progetto, a muoversi e lavorare su un progetto. Poi quando si hanno le idee, si ha un obiettivo comune, questo obiettivo lo si realizza comunque, ma io credo comunque che con l'impegno che stanno mettendo, con una persona come Paolo Verdi che ha dato... Ha già lasciato dei segni molto tangibili da Matera esatto. In poi. No, è molto bravo. Ma non solo, anche prima di Matera, cioè Paolo Verri ha fatto una serie di attività anche qua a Torino, prima ancora di Matera, sì, certo. Sì, che molto, dal Salone del Libro e tutto, sempre lavorato molto. Noi l'abbiamo conosciuto qui per il posto delle parole, proprio grazie al Salone del Libro, abbiamo scoperto una persona
profondamente impegnata, e quindi c'è da sperare molto bene per questa capitale della cultura. Speriamo proprio di sì. Sarebbe una bellissima cosa per Saluzzo, ma per tutto il Piemonte, perché un momento di ripresa, una cosa del genere porterebbe un sacco di fermento, di attività, aiuterebbe proprio una ripresa forte. Ma io penso, spero che ce la faccia, ma ripeto, però quello che è importante è questo laboratorio di idee che si svilupperà, che forzerà le persone a guardare i giovani, perché il problema grosso è quello di essere capaci di tenere i giovani su un territorio così interessante, attrarne degli altri e mantenerlo vivo, vivace, com'è di fatto, ma migliorare ancora questa situazione. Ma io credo che sia una delle città meglio amministrate, Saluzzo, meglio. L'ho proprio vista, la vedo bene, la vedo vivace, io per carità so di essere poco oggettiva nei confronti di Saluzzo perché ce l'ho nel cuore, però vedo proprio che è una città in cui è bello vivere, in cui è bello sempre tornare. E insieme con Maria Ludovica Golina abbiamo raccontato We Three a Torino. Nasce il Bosco degli Altri, intitolato a Lia Varesio, un progetto di Agroinnova e della città di Torino con il sostegno di IREN e dell'Università di Torino. Però prima di salutarci, Maria Ludovica Gollino, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro di Mario Calabresi, Quello che non ti dicono. E in un minuto che cosa racconta? Racconta la storia di questa ragazza, Marta, che... cui era scomparso il padre negli anni proprio del più bui del terrorismo, e che cerca di ricostruire la sua storia. E il padre apparteneva a una famiglia molto benestante, e riesce a ricostruire la storia della sua famiglia e si ripercorre con la storia del padre, dei suoi amici, e di questa la storia proprio di quegli anni bui del terrorismo, che io mi ricordo, ero allora studente a Torino, borsista a Torino, mi ricordo avevano ammazzato il cimelio di tavolo in via Petrarca, la mattina in cui avevano ammazzato l'ingegnere della Fiat, proprio via 50 metri. Quindi è stato, come tutti i libri, che a me piace molto... Mario Calabresi, tra l'altro, autore anche di un podcast che è tutto da seguire, si intitola Altre Storie, ed è veramente un modo molto bello e originale di raccontare ciò che succede. Intanto grazie davvero, Maria Ludovica Gollino. Buona serata. Grazie a lei, buona serata, grazie mille. Grazie.